Siamo con Davide Salvadei del Real Baseggio, è arrivata una sconfitta, che partita è stata? È stata una partita tosta, difficile, su un campo particolare, piccolo, quindi stretto, e sicuramente una partita però che viene condizionata da errori arbitrali. Questo ci tengo a dirlo, ci tengo a sottolinearlo, perché non è la prima volta che succede e credo sia arrivato il momento di farci sentire, perché c'è una partita interamente ripresa, c'è una partita che è videoripresa da una posizione anche buona, ci viene annullato un gol che è con il nostro giocatore che parte un metro dietro al difensore, viene chiamato un VAR dalla panchina avversaria a caso dall'allenatore. Quindi intanto vorrei che si facesse chiarezza sulla cosa, che perché viene chiamato il VAR e come, perché uno non può dire lo chiamo perché può esserci qualcosa, o si chiama per una motivazione valida oppure non si chiama. Detto questo, tre persone, due guardalinee e un arbitro, il guardalinee non visualizza il fuorigioco all'inizio, viene chiamato questo VAR così da una posizione buona lì su in cui si vedeva bene, e viene annullato un gol che è palesemente regolare, si può rivedere dalla live, si può rivedere dagli highlights e tutto quanto. E è una partita che è condizionata, una partita a cui non ci stiamo, sicuramente potevamo fare di più, potevamo prendere i tre punti in maniera migliore, ma questo è stato un esempio di una partita secondo me completamente condizionata da quelli che sono gli errori arbitrali. Sì, un gol annullato che però è nato da una grande evoluzione della prestazione della squadra, che dopo il gol subito dopo due minuti nel secondo tempo è maturata molto, è iniziato ad attaccare in maniera molto veemente. Cosa si può salvare comunque da questa prestazione? Ah, sicuramente l'intensità e la voglia, perché abbiamo dimostrato che non ci siamo, prendiamo un palo, due belle parate del loro portiere, sia il primo tempo che il secondo, facciamo una partita secondo me di crescita completa dal primo tempo, nel finale del primo tempo siamo cresciuti bene, il portiere loro fa un miracolo, sicuramente è stata una doccia fredda prendere il gol dell'1-0 all'inizio del secondo tempo subito, però poi abbiamo dimostrato che era difficile uscire appunto con zero punti da questo campo, però poi ecco, come dicevo, errori arbitrali ci sono messi contro, complici anche la nostra non cinicità sotto porta, però come ripeto, la partita è condizionata. Comunque allora, complimenti per la prestazione e grazie a Davide Salvadei. Grazie a te.